c'è qualcosa? Ecco, lo si getta sul fuoco a bruciare, il fuoco ne divora i due capi e anche il centro è bruciacchiato. Potrà essere utile a qualche lavoro anche quando eri intatto, non serviva a nulla. Ora dopo che il fuoco lo ha divorato, ha bruciato, ci si ricaverà forse qualcosa? Perciò così dice il Signore Dio, come il legno della vita tra i legnami della foresta, io l'ho messo sul fuoco a bruciare, così tratterò gli abitanti di Gerusalemme. Volgerò contro di loro la faccia, da un fuoco sono scampati, ma un fuoco li divorerà. Allora saprete che io sono il Signore quando volgerò contro di loro la faccia e renderò il paese deserto, poiché sono stati infedeli, dice il Signore Dio. E quel Signore ci propone questa parabola del legno, cioè la figura del legno, la figura del legno della vita. La vita è preziosa perché ci dà il vino, ci dà l'uva, il mosto. La casa di Israele è paragonata alla vigna, il Padre mio e il vigneiolo, io sono la vite, Gesù stesso si paragona alla vite, per cui tra tutti gli alberi della foresta, gli alberi della campagna, la vite è la più preziosa. Però il legno della vite serve soltanto a portare i tracci, perché i tracci fruttificano. Però il legno in se stesso, il ceppo della vite, non è un legno pregiato. Prendete il ciliegio, prendete la quercia, l'olivo, sono legni buoni, ma il legno della vite è inutile, non serve a nulla. Intanto è pregiato e serve in quanto porta i tracci, porta i grappoli, porta il mosto, il vino, porta l'uva, ed è una delizia. Così che cosa se ne fa del legno della vite quando non fruttifica più? Degli altri alberi si usa quanto meno il legno, si taglia un castagno, si taglia un pero, si taglia un ciliegio, anche che non fa più ciliegie, anche non fa più pere, almeno quell'albero in legno è utile. Ma della vite che ne facciamo? Serve soltanto ad essere bruciata, serve soltanto per fare sarmenti, e i più vili di tutti i legni. Così è di noi. Noi intanto siamo pregiati in quanto portiamo i rami, quando portiamo il frutto, facciamo uva, mosto, vino. Ma se la vite non produce, viene estirpata, il legno non è usabile, soltanto serve per il fuoco. Così è di noi. Così è di noi carismatici. Diceva Paolo che siamo i peggiori degli uomini se siamo cattivi cristiani, se diventiamo infedeli, uomini più che non portano più la speranza, che non vivono più la vita cristiana, siamo diventati i peggiori degli uomini, perché siamo inutilizzati, non valiamo né per il mondo né per noi, né per il mondo né per Cristo. E allora siamo come legno disprezzato, buttato in mezzo alla strada, buttato nel fuoco. Così è di noi, o si è per Cristo o si è per il mondo, ma se non si è né per il mondo né per Cristo, siamo gente inutile, gente che occupa spazio, che barbetta, che perde tempo, perché non fa nulla, non combina nulla. Questo Signore ce lo dice non per avvenirci, ma perché noi attaccati alla vita, al ceppo eterno che è Cristo, come buoni tracci fruttifichiamo, diamo il frutto, diamo l'uva, diamo il mosto, diamo il vino, allora siamo utili, siamo pregiati, e allora le nostre vite devono essere utili. Noi siamo come i vitigni in una vigna, se non siamo utili non fruttifichiamo più, siamo diverte e bruciate. Che se ne fa il Signore di noi? Il mondo che se ne fa di noi? Siamo inutili per il mondo, e così anche siamo inutili per Cristo, che ne si fa di noi il Signore? E allora bisogna essere quelli a cui il Signore ci ha chiamati, non freddi e neanche caldi siamo tiepidi, e allora rischiamo il rifiuto da parte del Signore. Ci troviamo a Laodicea, fratelli, il Signore ci richiama a una vita nuova, a una vita vera, ci chiama a fruttificare, ad essere tracci della vita buona, a fruttificare per il Signore, ecco perché il Signore ci ha dato.
di manifestarlo nella vita corretta di ogni giorno, nella famiglia, nella società, ma che noi siamo veramente il sale della terra, la luce del mondo. Signore, ti chiediamo una vita nuova, una vita vera, ed è per questo che la preghiera chiediamo che alimenti la nostra vita, perché tu ci chiami ad essere quei tracce attaccati a te per fruttificare e portare molto frutto. Gloria in gloria a te, Signore. Oh, gloria a te. Dice il Signore dei lupi e dei falsi profeti, e poi dice: ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Ecco, ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. Allora il Signore vuole frutti, ma frutti buoni, altrimenti viene tagliato e buttato nel fuoco l'albero. Lo stesso legno non servirà a nulla, tanto più il legno della vita. O Signore, tu attendi da questo gruppo buoni frutti, frutti di una vita nuova, frutti di santità, frutti di evangelizzazione, frutti di buone opere. Tu vuoi, o Signore, che noi fruttifichiamo per noi nella vita personale e per la Chiesa e per il mondo, conquistando anime a te. O Signore, ma che noi non dimentichiamo questa nostra missione. Se tu ci hai chiamato al rinnovamento, ci hai chiamato a proprio rinnovamento, perché possiamo santificarci di più e perché possiamo conquistare il mondo a te. Se noi non facciamo nulla, se noi non portiamo anima a te, se noi non convertiamo nessuno, che ci stiamo a fare? Tu ci domandi quanti ne hai portati al Signore, quanti ne hai convertito con la tua vita. Quanti hai salvati? Cosa dobbiamo rispondere, Signore? Potrebbe anche il Signore dirci quanti ne hai perduti col tuo cattivo esempio? Quante ne hai allontanate da me con le tue cattive opere, con le tue parole insulse? Signore, fa che noi comprendiamo quelle che tu dici questa sera. Gloria e gloria a te, Signore. Voi direte: Signore, Signore, non abbiamo noi profetato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto miracoli nel tuo nome? Io però dichiarerò loro: non vi hanno mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Ecco, il Signore non guarda tanto ai carismi quanto alle opere. I carismi sono buoni, ma sono più buoni i frutti, il loro spirito. Il Signore viene a cercare non i carismi, viene a cercare i frutti, viene a cercare amore, pace, gioia, ossia se siamo stati portatori di amore, portatori di pace, portatori di gioia, portatori di bontà, portatori di benevolenza, portatori di pazienza, di mitezza, di purezza, ossia portatori di bene. Il Signore viene a cercare i frutti. Signore, fa che noi esercitiamo sui carismi, però che questi carismi producono frutti, frutti di santità per noi, perché possiamo ancora rimanere iniqui con l'esercizio dei carismi e frutti di conversione per gli altri, perché tu vuoi frutti degni di conversione, degni di penitenza. Lode e gloria a te, Signore. Tuttavia, temendolo, perché il Signore tuo Dio sta per farti entrare in un paese fertile, paese di torrenti, di fonti d'acqua, sotterranee, che scaturiscono nella pianura e sulla montagna, paesi di frumento, di orto, di vite, di fichi, di melagrani, paesi di ulivi, di olio e di miele, paesi dove non mangerai con scarsità il pane, dove non ti mancherà nulla, paesi dove le pietre sono ferro e da cui troverai anche il rame. Mangerai dunque a sazietà e benedirai il Signore tuo Dio a causa del paese fertile che ti avrà dato. Ecco, il Signore ci dice, ci dà una prospettiva di abbondanza, ma se noi osserviamo i Suoi comandamenti, il Signore è Dio della vita, Dio dell'amore, Dio della gioia, non ci lascerà morire di fame. Però il Signore vuole la fedeltà ai Suoi comandamenti, che noi ci impegniamo con Lui e per Lui e camminiamo nella Sua strada. Alleluia. Ecco, abbiamo avuto due profezie, ritornate ai bambini e poi seminate, e il frutto che voglio, già ve l'ho indicato, frutto di gioia, di pace,
frutto di amore. Ecco, con questa prospettiva noi chiudiamo questa preghiera, ci prepariamo alla tanta celebrazione della Messa. Ricordo alcune cose, vediamo un po' se vuoi ricordare tu, così. Ecco, domani sapete c'è il seminario, poi vorrei ricordare che martedì prossimo, comunque l'appunto è messo là. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Ecco, fratelli e sorelle, celebriamo i divini misteri e la conclusione, la celebrazione eucaristica della preghiera, cioè la preghiera sfocia nella celebrazione della parola. La parola annunciata, la parola pregata, diventa parola celebrata, parola che poi diventa vita perché viene mangiata e viene espressa poi nella nostra vita. Il cammino della parola, non interrompiamo questo cammino della parola a metà, proprio quando deve essere celebrata nel sacrificio eucaristico e deve essere mangiata, non andiamo fuori, perché è tutto un cammino questo della parola, e in questo cammino che la parola fruttifica. Signore, ti chiediamo questa sera di dare ascolto alla tua parola e che sia ruminata dentro il nostro cuore. Ti chiediamo, Signore, perdono se non abbiamo dato ascolto alla tua parola. Quante volte hai parlato, quanta dottrina è stata seminata, quanta materia di approfondimento hai dato, quante esortazioni hai elargito a questa comunità, e adesso portendo i frutti, Signore. Ti chiediamo se non abbiamo dato sufficiente spazio alla tua parola, e ti domandiamo perdono se questo non ha portato i suoi frutti. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo, assisti, o Dio nostro Padre, questa tua famiglia raccolta in preghiera, tu che ci hai dato la grazia della fede, donaci di aver parte all'eredità eterna per la risurrezione del Cristo, tuo Figlio e il nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. In quel giorno scoppiò una violenta persecuzione contro la Chiesa di Gerusalemme e tutti, ad eccezione degli Apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria. Persone pie seppellirono Stefano e fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto infuriava contro la Chiesa ed entrando nelle case prendeva uomini e donne e li faceva mettere in prigione. Quelli però che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio. Filippo scese in una città della Samaria e cominciò a predicare loro il Cristo. E le folle prestavano ascolto unanimi alla parola di Filippo, sentendo parlare e vedendo i miracoli che egli compiva. Da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida, e molto paralitici e storpi furono risanati, e vi fu grande gioia in quella città. È parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo disse Gesù alla folla: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla
di quanto egli mi ha dato, ma lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia. Viene cancellati i nostri peccati. Con le due letture accenniamo alla seconda, da cui partiamo, e ci fermiamo sulla prima. Proprio il Vangelo ci mette in chiaro la volontà di Dio, la volontà salvifica, universale. Questa è la volontà del Padre. Per questo Egli mi ha mandato in questo mondo, perché chiunque crede nel Figlio e accetti il Figlio abbia la vita eterna. E questo mandato io lo metto in esecuzione. Il Padre vuole che nessuno di quelli che mi ha dato vada perduto. E vuole che io li risusciti tutti nell'ultimo giorno. Qui si vede chiaramente la volontà salvifica del Padre e l'esecuzione meticolosa del Figlio, del mandato del Padre, il quale Figlio fa di tutto perché si creda a Lui e chiunque crede in Lui si è risuscitato da Lui nell'ultimo giorno. Questa volontà di Dio, messa così in atto da Cristo, è bene illustrata nella prima lettura, dove c'è uno squarcio dell'attività della Chiesa primitiva. Vedete i cristiani. I cristiani proprio del primo tempo, siamo al tempo di Claudio, prima persecuzione, e proprio a quel tempo scoppia una persecuzione in Gerusalemme. E tutti, ad eccezione degli apostoli, furono dispersi nelle regioni della Giudea e della Samaria. Persone pie seppellirono Stefano, fecero un grande lutto per lui. Saulo intanto infuriava, prendeva, portava i prigionieri. La grande persecuzione a Gerusalemme, che coincide poi con la persecuzione di Claudio a Roma, che si estende anche in Giudea. Però questo è il momento in cui la Chiesa si espande. Il Signore fa sì che i cristiani dispersi, perseguitati, siano il seme del cristianesimo nel Mediterraneo. Non furono tanto gli apostoli a divulgare il Vangelo, la buona novella, a convertire il mondo, ma furono i laici, i primi missionari, quelli che installarono il cristianesimo nel bacino del Mediterraneo. Gli apostoli seguirono, gli apostoli coltivarono, però furono questi uomini forti nella fede che, perseguitati in un luogo, diventarono seme di vita in altro luogo. Era lo Spirito Santo dentro di loro. Quelli che erano stati dispersi andavano per il paese e diffondevano la parola di Dio. Ecco il cristiano vero, perseguitato, disperso, cacciato, dovunque va, predica la parola di Dio, porta Dio e diventa seme di un grande raccolto. Proprio nel bacino del Mediterraneo troviamo verso l'anno 40-50 una grande fioritura di cristianesimo.
ad opera dei dispersi, di questi giudei dispersi che erano stati ingaggiati da Cristo e avevano seguito la via del Vangelo. Ed ecco l'esempio di un evangelista, Filippo. Filippo scende in una città della Samaria e incomincia a predicare loro il Cristo. E le folle prestavano ascolto unanimi alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i miracoli che egli faceva. Gli indemoniati gridavano, fuggivano dai corpi degli ossessi, ce n'erano tanti. Ed era il segno della presenza dello Spirito. Ecco, da molti indemoniati uscivano spiriti immondi, emettendo alte grida. Poi miracoli, molti paralitici, storpi, venivero risanati. Ed ecco il clima, vi fu una grande gioia in quella città, la gioia della presenza di Dio. La parola fioriva, la parola era accompagnata da segni, i segni erano di due tipi, i miracoli di guarigione e la liberazione degli ossessi. Siamo agli inizi. La predicazione vera è accompagnata da segni. Quando questa predicazione è fatta nello Spirito, i segni non mancano mai, piccolo o grandi che siano. La gente si converte perché sente la dottrina, perché la parola di Dio penetra, ma anche si converte perché la parola è confermata dai segni, dai miracoli. Quello che proprio succedeva all'inizio del nostro cammino, quanti miracoli, quante guarigioni, quanti segni. Siamo agli inizi, poi i segni si diradano nel cammino della Chiesa, ci saranno sempre i santi taumaturghi, ci saranno sempre i luoghi di guarigione e di liberazione, ai tempi di Agostino, ai tempi di Prudenzio, ai tempi di Ambrogio, ai tempi di Gregorio, poi ai tempi di Francesco, di Domenico. Ci sono sempre i santi che operano miracoli, prodigi, e ci sono luoghi, santuari, Compostella, poi più in qua, anticamente c'era San Felice, tomba di San Felice Martire, tanti altri, poi più qua, santuari mariani, Lourdes, Fati, Medjugorje, luoghi in cui il Signore si manifesta. Però il rinnovamento ha segnato un'epoca nella Chiesa, o lo si voglia ammettere o non lo si voglia ammettere, c'è stato un risveglio generale, un passaggio trasversale dello Spirito Santo in tutte le chiese cristiane, cominciando dai protestanti, gli ortodossi, i cattolici, tutta una traversata dello Spirito con miracoli, guarigioni, portenti, una traversata che ha toccato 450 milioni di cristiani fino a quest'oggi, insomma un fenomeno di portata storica mai nella Chiesa è avvenuto, perché siamo in un momento di paganesimo. Il paganesimo che noi abbiamo oggi non l'avevamo ai tempi degli apostoli, con tutte le aberrazioni morali che ci potevano essere, con tutte le false dottrine, c'era un costume più sano nel popolo. Adesso invece tutto il popolo
tutta la compagine sociale è venata di materialismo, edonismo, false dottrine. Ecco perché il Signore ha suscitato il rinnovamento, perché riscopresse la fede nel popolo cristiano e perché il rinnovamento dicesse una parola al popolo pagano o paganeggiante. Non dobbiamo dimenticare questa vocazione del rinnovamento nello spirito e non dobbiamo tradire il piano di Dio. Il Signore vuole suscitare nuovi santi in mezzo a noi, vuole operare anche prodigi in mezzo a noi e vuole che noi predichiamo la parola di Dio e operiamo portenti. Ecco perché all'inizio in tutti i gruppi, sia cattolici sia protestanti, c'erano molti e moltissimi miracoli. Mi ricordo così proprio agli inizi, in paese protestante, c'era quella grande carismatica Kuhlmann che operava guarigioni, cioè il Signore si serviva di lei in un solo giorno, in un solo raduno, 600, 700 guarigioni miracolose. E in altri punti dove poi dovevano venire così i carri per raccogliere le stampelle, per raccogliere tutti gli aggeggi, gli acustici o gli aggeggi così di stampelle o altre, perché erano tanti guariti che lasciavano. Questa è storia che si ripete. Perché questi segni? I segni sono ordinati alla fede, non sono fatti che denotano la misericordia e la bontà di Dio, sì, anche questo, ma sono ordinati alla conversione, alla fede. Gli indemoniati che scappano, oppure gli spiriti cattivi che scappano degli indemoniati, questo alzare le grida, gridare furibondi, proprio che troviamo nel Vangelo, troviamo anche questo nei primi tempi, nei primissimi tempi, ai tempi di Ireneo, Giustino, nelle apologie, troviamo la prova che la fede cristiana è la vera, appunto perché gli indemoniati venivano liberati e i diavoli uscivano furibondi, gridando e mettendo alte grida. In qualche gruppo succede, si grida lo scandalo, lo scompiglio, ma questa è la vita della Chiesa. Adesso da noi viene di meno, o perché è venuta meno la nostra fede, il nostro entusiasmo, la nostra incisività, oppure perché il Signore opera questo all'inizio e invece non abbonda così nei segni, ma più nella parola, cammin facendo. Comunque questo è un quadro della primitiva cristianità. Siamo all'anno 40, 45, 50, così. Dobbiamo benedire il Signore e accettare i segni di Dio, ma dobbiamo soprattutto impegnarci a diffondere la parola di Dio. Nei paesi di missione, quando sono i missionari carismatici a predicare, avvengono gli stessi segni, gli stessi miracoli. Dove viene piantata per la prima volta la Chiesa, avvengono gli stessi segni e miracoli. Sono connessi con gli inizi. Noi siamo agli inizi di una nuova epoca. Non dobbiamo noi lasciar cadere la grazia di Dio e dobbiamo soprattutto portare gioia. Questo è un punto delicato. Guardate, vi fu grande gioia in quella città
Dovunque noi andiamo dobbiamo portare gioia. E la gioia che noi portiamo è il segno della venuta del Signore, che la parola di Dio ha gestito, che ci sono i segni della presenza di Dio, i miracoli, le liberazioni. Dobbiamo portare la gioia. Siamo poco incisivi, stiamo perdendo la nostra incisività, stiamo perdendo il nostro essere fermento, lievito, per cui bisogna stare attenti, perché se siamo una carta perdente, che ne facciamo del rinnovamento? Il rinnovamento, se è una chance per la Chiesa, deve essere una chance vincente. Abbiamo portato tanto frutto nella Chiesa, sapete? Questi movimenti ecclesiali sono frutti dello Spirito, ma il nostro movimento ecclesiale ha fermentato la Chiesa e un poco ha contagiato gli altri gruppi ecclesiali. Cerchiamo di essere fermento, lievito, non perdiamo questa forza dello Spirito Santo. E non disprezziamo i segni, perché i suoi segni sono di Dio. Dobbiamo piuttosto preoccuparci quando vengono a mancare i segni, soprattutto i segni interiori di conversione. Dobbiamo preoccuparci quando non si vede il frutto della gioia. Quando non portiamo gioia negli ambienti che noi frequentiamo, nelle famiglie, nella società, nei luoghi di preghiera, dobbiamo portare gioia, segno della presenza del Signore. Chiediamo al Signore di comprendere questo discorso e di essere portatori di gioia, di essere portatori del lievito, del fermento nella società cristiana e nel mondo.